Fa veramente caldissimo. Ciao a tutti, bentrovati di nuovo finalmente sul mio canale. È un mese circa che non faccio più video, ma ho delle ottime motivazioni. Sono stata lievemente impegnata con il lavoro, ma soprattutto non ho avuto il computer per un mese e mezzo perché sul più bello ha deciso di non funzionare più, il che è stato veramente bellissimo. La notizia positiva è che non è stata un'attesa vana, perché adesso vi presento finalmente il mio primo libro. Bellissimo. Finalmente mi è arrivata la mia partita di copie gratuite per il mio primo libro, dal nome Scimmie, che è un acronimo, edito dalla Eden Editori. Quando mi è arrivato, giuro che l'emozione è stata tantissima. Aprire quel famoso pacco pieno dei tuoi libri, cioè toccarlo con mano, è proprio una cosa meravigliosa. È fatto anche molto bene, secondo me. La copertina ha una quarta di copertina, sia da un lato che dall'altro, ovviamente. Il profumo della carta non è proprio buonissimo, però ci accontentiamo. E adesso vi andrò a leggere quello che c'è nelle quarte di copertina. La trama. Siamo a Roma. Ste, Kami, Coppo, Miki, Massi, Dande e Toto sono 7 sedicenni in classe insieme, completamente diversi tra di loro. La loro amicizia ha inizio in prima superiore. Con il passare del tempo diventano inseparabili, fino a quando al terzo anno si ritrovano alle prese ognuno con i propri problemi. Il popolare Stella, timida Kami, il genio Coppo, l'artistica Miki, il romantico Toto, l'eccentrica Danna e infine l'atletico Massi sono vittime di eventi casuali ma contemporanei. Una serie di fatalità da cui, grazie alla loro profonda amicizia, verranno fuori i migliori di prima e decisamente cresciuti. E questa è un po' la trama che ho deciso di proporre. Per evitare spoiler, perché comunque il mio libro è ricco di eventi, diciamo che è abbastanza particolare. Poi vabbè, c'è la mia biografia dall'altra parte, ma quella ve la lascerò intuire. Essendo il mio primo libro, come autrice non ho una gran biografia. Per pubblicizzare il libro, ma anche per parlarvi un po' di me, del canale, di quello che sto facendo, oltre al solito profilo Instagram che conoscerete sicuramente tutti, ma di cui vi metterò il link da qualche parte, ho aperto anche una pagina Facebook che si chiama ovviamente Giorgia Caterino. Fa molto diva questa cosa, lo so. Ho parlato con il responsabile della Eden Editori e dovremmo programmare a brevissimo una presentazione del libro, probabilmente fine giugno, inizio luglio, altrimenti si dovrà andare a settembre. Questo libro è un progetto a cui sono particolarmente legata perché sono una persona molto altruista e allo stesso tempo ci tengo molto a risolvere i problemi degli altri. In questo caso il progetto è più grande perché con questo libro vorrei andare a rendere consapevoli gli adolescenti e i preadolescenti della realtà in cui vivono. Ovviamente il tutto è molto romanzato, la scrittura è scorrevole, comunque è fruibile dai ragazzi, però è particolare. Appunto, i protagonisti sono 7 e ogni capitolo è dal punto di vista di uno dei 7 protagonisti, perché hanno tutti ognuno la propria storia, i propri problemi, ma si intrecciano tutti. Quindi facendo vedere i problemi reali e contemporanei della società, degli adolescenti, per come sono, con le annesse conseguenze, ovviamente senza scendere sul pesante, senza illuderli che facendo determinate azioni comunque andrà sempre tutto bene, gli andrà sempre tutto bene, perché purtroppo io penso che nella nostra società i ragazzi non si rendano proprio conto della gravità di alcune azioni che compiono. Prendono tutto molto alla leggera, sia nei confronti di se stessi e anche più raramente nei confronti degli altri, senza essere appunto consapevoli di tutto quello che potrebbero causare le loro azioni. Questo libro, senza appesantire, senza andare a insistere sempre sugli stessi punti, vuole insegnare attraverso una storia molto intrigante in un certo senso, una morale che poi servirà nella vita e nella crescita di questi ragazzi. Io spero vivamente che questo libro prenda piede perché il progetto principale non è la mia fama e il mio guadagno, anche se quello farebbe comodo, per carità. L'obiettivo principale di questo libro è appunto insegnare una morale ai ragazzi, perché io sono veramente stufa
di vedere in giro ragazzi che vanno a perdersi, che non hanno obiettivi, che perdono tempo facendo cose sbagliate. E non è sempre colpa dei genitori, a volte è proprio la società in cui viviamo che li spinge a fare determinate cose, magari per rendersi popolari, per crearsi un'identità che gli possa piacere. Voi seguitemi in ogni caso su tutti i social durante l'estate, perché qualunque cosa mi verranno a comunicare per quanto riguarda presentazioni, vendita e distribuzione, io vi informerò subito, tempestivamente, su qualunque social. Sto pensando di aprire anche un profilo Twitter, però vorrei sapere la vostra, perché so che Twitter è molto usato, ma io non sono mai stata una grande fan di Twitter. Detto ciò, penso di aver detto tutto. È un po' una ripetizione, ma ci stava, sì, dai, la licenza poetica ce l'ho. Ci vediamo sicuramente al prossimo video. Mi raccomando, appena vi dirò come, dove, quando comprare questo libro, sostenetemi e fatemi sapere poi, ovviamente, dopo una lettura cosa ne pensate. Ciao a tutti!